Buonasera a tutti gli amici collegati, a quelli che conosco, a quelli che non conosco. Un ringraziamento in particolare ovviamente a Ipogrifo, al suo presidente professor Pagani, anche al professor Fagella, presidente dell'Università Aperta, che vedo qui collegato, nonché al professor Marangoni, tanti professori. Io, come accennavo prima, non sono un professore di letteratura, come è noto a chi mi conosce. Quindi già lo dico, metto le mani avanti. Ecco. Come sa chi mi conosce, in qualche modo la letteratura ha sempre fatto parte della mia vita, è sempre fatto una parte molto importante, perché da appassionato me ne sono sempre occupato, in particolare di poesia, ma non solo. E dico in brevissima premessa, e poi andiamo subito su Leopardi, perché ho scelto Leopardi, che dal 1989, diciamo, quindi quasi dall'età della pietra, c'era ancora il muro di Berlino, dal 1989 ho avuto il piacere di seguire i corsi di Università Aperta di letteratura e di filosofia in particolare, nei quali ho conosciuto tanti anni fa anche il professor Andrea Pagani, Marco Marangoni, e il professor Fagella e tanti altri. Quindi in qualche modo, in parte, siamo tra amici di lunga data e di lunghi corsi. Quindi, come studente ripetente, molto ripetente, in più di 30 anni di corsi di Università Aperta, sono un vero ripetente, e mi porto questi ricordi, questi appunti, e niente, poi ho sempre coltivato per mia passione tanti argomenti letterari. Stasera ho scelto di parlarvi delle operette morali di Leopardi, quindi, differentemente dalla mia, diciamo, passione poetica, non vi parlerò di Leopardi poeta, ma ho deciso di parlarvi di Leopardi e delle operette morali. Perché? Perché Leopardi è sempre stato, e non poteva essere altrimenti, valutato come un grandissimo poeta che è, ma non è stato valutato, se non in tempi molto recenti, come pensatore, come filosofo. Quindi ho scelto le operette morali perché sono un modo di accedere al suo pensiero, anche molto efficace, anche molto, se vogliamo, anche relativamente veloce, perché, come è noto, non si tratta di un librone da 1000 pagine, ecco, si tratta di un piccolo libro di poco più di 200 pagine, che tra l'altro è costituito da racconti. Quindi possono anche essere letti singolarmente, volendo, per chi si voglia approcciare in modo graduale. Però ecco, partirei da qui. Le operette morali sono una bellissima porta d'ingresso al pensiero di Leopardi. Perché? Perché sono una sorta di summa del suo pensiero. E pensiero che poi lui ha espresso, ovviamente in forma poetica, nei canti che noi tutti conosciamo, e anche in quell'opera monumentale, che in realtà non è un'opera in senso proprio, ma lo è di fatto, che è L'Ultimaldone dei pensieri, quindi in forma frammentaria questa fonte inesauribile di riflessioni che, come è noto, è stata tra l'altro conosciuta e valutata solo nel Novecento, perché era pressoché sconosciuta, diciamo così, ai suoi tempi. Quindi, entrando dentro alle operette morali, abbiamo detto il perché della scelta. È un libricino dove Leopardi esprime il suo pensiero. Non è un caso, sicuramente, lo vedremo, che quest'opera sia stata trascurata dalla critica del suo tempo, e anche censurata, tra l'altro. Quindi un'opera trascurata e censurata, molto scomoda, sostanzialmente. E questo è uno dei motivi, forse il principale, per cui, come accennavo prima, Leopardi è sempre stato considerato quasi esclusivamente, se non prevalentemente, come poeta, perché è chiaro che non si poteva fare altrimenti, punto, di considerarlo un grande poeta. Ma questo è stato, a mio avviso, anche un modo un po', come dire, ideologico, un po' subdolo, di in qualche modo rimuovere il suo pensiero, perché è chiaro che se riduce un autore solo a poeta, come lirico, in qualche modo non valorizzi, non studi, non diffondi il suo pensiero che lui ha espresso non solo in poesia, ripeto, ma
anche in modo magistrale in queste operette morali, oltre che in tante altre opere nello Zibaldone. Le operette morali hanno una caratteristica molto diversa dal resto della produzione leopardiana e anche abbastanza originale nell'alveo della letteratura italiana, in quanto si tratta sostanzialmente di racconti satirici. E questa non è una tradizione molto diffusa, come è noto, nella letteratura italiana. Sono stati fatti alcuni paragoni, ma che sono abbastanza limitanti, insomma, dai dialoghi di Luciano a quelli di Platone, ma sono paragoni del tutto, come dire, che non ci danno molto nel senso di connotare l'opera delle operette morali. Quello che mi interessa di più è quello di dire che si tratta di un'opera in prosa, come abbiamo detto, di racconti, ma abbastanza complessa anche nella sua definizione, in quanto Leopardi stesso le definisce poesia in prosa, e quindi già qui non siamo proprio più solo nella prosa, perché già se l'autore stesso le definisce poesia in prosa è chiaro che siamo un po' in un limbo. Inoltre, altra definizione che dà lo stesso Leopardi, egli le definisce cosa filosofica benché scritta con leggerezza apparente. Quindi questa è la definizione, come dire, autentica che dà Leopardi delle operette morali, quindi cosa filosofica benché scritta con leggerezza apparente. La leggerezza apparente chiaramente è anche nel titolo stesso, operette morali, appunto, non opere, quindi allude a questa leggerezza apparente. E poi Leopardi stesso ci dice che sono cosa filosofica, quindi è chiaro che sono un veicolo che lui ha utilizzato per esprimere il suo pensiero. Questo pensiero, intanto si tratta di 24 racconti, non l'ho ancora detto, ma cosa nota, adesso non starò molto sulle cose che sono abbastanza note e scritte un pochino in tutte le antologie, cercherò di andare in alcuni particolari magari meno battuti. Comunque si tratta di 24 racconti, per Leopardi sono un'opera molto importante, lo dice lui stesso, addirittura in un diario che è stato ritrovato, egli la definisce un'opera che ho più cara dei miei occhi, per dire, usa questa immagine per dire quanto per lui fosse importante questa opera e quanto gli è cara. E tra l'altro, dal punto di vista così della sua vita, rimase anche molto deluso dell'accoglienza assolutamente fredda, indifferente e ostile da parte, appunto, pressoché unanime della critica del suo tempo. Chiaramente, come spesso succede, sono state valorizzate molto più tardi e in particolare nel Novecento, così come anticipo che Leopardi stesso come filosofo, quindi come pensatore, è stato molto studiato in particolare in questi ultimi 30 anni, quindi nei tempi proprio contemporanei, recentissimi, dagli anni, diciamo, 90 del Novecento, negli ultimi 30 anni, ci sono addirittura più opere su Leopardi scritte da filosofi o da critici filosofici che da critici letterari, quindi questo ci dice qualcosa. Quindi in qualche modo si è posto rimedio, tra virgolette, in questi ultimi anni a quell'interpretazione che era stata molto ottocentesca di limitare Leopardi solo al ruolo di o all'importanza di poeta e non di pensatore. Nel Novecento è successo esattamente il contrario. E questo non è un caso, perché Leopardi, come vedremo, come cercherò di illustrarvi brevemente, con le operette morali e con il fulcro del suo pensiero, addirittura in qualche modo anticipa quello che è il fulcro della filosofia del Novecento. Quindi che lo potremmo definire nichilismo dell'Occidente, ma anche in tanti altri modi, morte degli immutabili, morte degli eterni, tante categorie che saranno caratteristiche di tutto il percorso filosofico del Novecento, Schopenhauer, Nietzsche, via dicendo, sono state in qualche modo anticipate decenni prima dal pensiero di Leopardi. E questo è un aspetto di cui ci si è resi conto pienamente e che è stato studiato solo in tempi recenti, non certamente al suo tempo.
Questo perché? Perché il pensiero di Leopardi è scomodo, tra virgolette. È scomodo perché è un pensiero che si oppone in modo radicale. Leopardi si può dire tutto tranne che sia un moderato, cioè si esprime in modo molto molto deciso, con vari strumenti, tra cui la satira, come nelle operette, ma è sempre molto deciso. E si oppone a cosa? Si oppone fondamentalmente sicuramente al positivismo, come è noto, ma anche, come vedremo, in modo ancora più profondo, all'antropocentrismo. Quindi questa sua opposizione radicale sia al positivismo che all'antropocentrismo lo rende sostanzialmente incompatibile con i pensieri dominanti della sua epoca. Quindi lo rende incompatibile, radicalmente incompatibile col pensiero cristiano, ovviamente, ma anche e soprattutto col pensiero diciamo ateo progressista, per dirla con una definizione un po' semplicistica, ma per dare giusto un'idea. Quindi, opponendosi in modo radicale a questi due filoni di pensiero dominanti della sua epoca e anche dell'epoca successiva, egli è stato, a mio avviso, sostanzialmente rimosso come pensatore, o comunque ridimensionato, insomma, già dall'epoca di De Sanctis, grandissimo critico, e poi via di seguito dietro lui tanti altri. È chiaro che, diciamo così, nella costruzione della nazione, nell'unità d'Italia, insomma in tutto quello che è successo dopo la morte di Leopardi, è chiaro che il suo pensiero non era propriamente funzionale a questo, e quindi erano altri gli autori più diciamo così valorizzati in senso ideologico dominante. Dicevo 24 racconti, le operette morali, 24 racconti satirici, pochi precedenti nella letteratura italiana e pochi anche seguaci, quindi sono poche le opere importanti di satira, di sarcasmo nella letteratura italiana. In altre letterature c'è qualcosa di più, per esempio in quella spagnola, in altre inglese, ma in Italia non è un filone molto battuto, ecco. E lui utilizza l'ironia, utilizza il sarcasmo in questi racconti per esprimere il suo pensiero. E due avvertimenti per chi non ha letto le operette morali che mi permetto di fare così da lettore, ecco. Uno, il fatto di non spaventarsi, diciamo così, della lingua, perché la lingua in alcune operette morali, rispetto all'italiano che siamo abituati, a cui siamo abituati oggi, può essere un po' difficoltosa, soprattutto in alcune, come la prima, Storia del genere umano, che è una delle più importanti, la prima operetta, il primo racconto. La lingua può essere un pochino difficoltosa, magari per i giovani ancora di più. Ma perché Leopardi è un classicista, sappiamo tutti, quindi usa una lingua classica, usa un italiano anche molto latino, tra virgolette, ecco, quindi non è l'italiano di oggi, dell'inglese, dei cellulari, di frasi di mezza riga, ecco, è un italiano un po' più impegnativo. Però, dico, non scoraggiatevi, anche ai non addetti ai lavori o a chi si accosti per la prima volta, in quanto in realtà le operette morali sono scritte anche con un linguaggio molto diverso tra un racconto e l'altro. Cioè, hanno anche questa caratteristica che la lingua della Storia del genere umano, che è il primo racconto filosofico importante delle operette, ripeto, un po' difficoltosa, classica, in realtà non è la lingua di altre operette, di altri racconti, che sono addirittura scritti in modo leggero, quasi come, non dico delle filastrocche satiriche, ma quasi. Quindi Leopardi usa linguaggi diversi nell'ambito dello stesso libro delle operette morali e usa anche linguaggi che sembrano quasi scritti da un autore diverso. E in realtà è sempre lui che usa dei registri diversi, abbassa molto il linguaggio, lo rende talvolta anche divertente, e quindi se qualche operetta è un po' ardua nel linguaggio, bisogna avere un po' di pazienza, insomma, svalicare in qualche modo l'ostacolo, che poi magari l'operetta successiva, ripeto, è più leggera, ha un linguaggio diverso, come ad esempio quella notissima degli almanacchi, no? Che allude all'anno nuovo, quella è proprio... A livello di linguaggio la comprende anche un ragazzino, perché è proprio una sorta di canzonetta, no? In senso profondo del termine.
E quindi Leopardi stesso cosa ci dice? Che le operette sono un'opera di poesia in prosa, dicevo, che sono un'opera filosofica e che, altra cosa, prima ho detto che possono essere letti i racconti anche distintamente, uno per uno, certamente sì, come tutti i racconti, però anche qui Leopardi ci dà un'indicazione in realtà diversa, perché ci dice, sempre lui, è proprio un virgolettato, che c'è un reticolo, parole sue, un reticolo, un sistema concettuale che li unisce e li accomuna, i racconti. Quindi Leopardi ci dà questa ulteriore indicazione. C'è un reticolo, un sistema concettuale che unisce e accomuna i racconti delle operette morali. Teniamone conto, quindi le possiamo leggere anche singolarmente, uno per uno, solo alcuni, però sono comunque un'opera, cioè c'è qualcosa che le tiene insieme, anche se di racconti si tratta e non di un romanzo. Ho dato queste tre indicazioni date da Leopardi stesso, perché penso che in generale sia sempre meglio, quando è possibile, attenersi alle cosiddette fonti autentiche, cioè a quello che dice l'autore stesso, come diceva notoriamente Calvino nel suo Perché leggere i classici, con quella frase argutissima, diceva: è meglio leggere un libro piuttosto che leggere un libro che parla di un altro libro, no? Era la famosa battuta di Calvino. Quindi, insomma, cerchiamo per quel che si può di attenerci a quello che Leopardi stesso ha detto di questa opera. Tra l'altro Leopardi è stato molto anche frainteso per i motivi che ho detto prima. E partirei brevemente facendo un accenno ad alcune di queste operette. Ovviamente sono 24, non abbiamo certamente il tempo di entrare neanche minimamente in tutte queste. Andiamo a vedere così, alcune tra le più importanti, le prime, per sentire proprio dalle parole sue di che cosa va a trattare. Il primo racconto è una colonna delle operette morali, non è mai un caso, neanche che sia il primo, ecco, come in un libro di poesia non è mai un caso quale poesia è la prima o l'ultima. Ecco. Il primo racconto è Storia del genere umano, ha un titolo abbastanza altisonante, importante, e il tono, ricordiamo sempre, è quello del racconto satirico. Quindi non dobbiamo mai, come dire, leggere e interpretare le operette morali in un'ottica realistica, perché andremo completamente fuori strada. Non sono racconti realistici, sono delle parabole, sono delle favole, ci sono degli dèi, ci sono dei personaggi immaginari, sono tutti personaggi inventati o mitologici che sono funzionali al, in via appunto metaforica, a spiegare il suo pensiero. Storia del genere umano. Come inizia? Inizia agli albori della Terra, agli albori, i primi uomini sono tutti bambini, gli dèi iniziano a dare dei doni agli uomini, gli donano l'ambiente in cui sono, gli donano la terra, gli donano le montagne, le colline, i laghi, i fiumi, il mare, donano all'uomo. L'uomo bambino, l'uomo ragazzino inizialmente si entusiasma di questi doni degli dèi. Poi, man mano, andando avanti nel racconto, cosa accade? Accade che gli uomini cresciuti lentamente ma inesorabilmente, senza volerlo probabilmente, ma hanno a noia i doni che gli vengono dati dagli dèi. Quindi pian piano tutto ciò che sembrava un grande dono, e lo era, tutto ciò che faceva loro godere, perde di valore. E quindi tutte queste bellezze, questi grandi doni che gli dèi hanno fatto agli uomini, non vengono più valorizzati. L'uomo si annoia, ha questa caratteristica, viene presa dal tedio. Questo, come è noto, è un tema fondamentale di Leopardi, l'ha trattato ovunque, dal meraviglioso Canto notturno del pastore errante dell'Asia e in tanti altri poesie, nello Zibaldone, insomma, il tema della noia, del tedio, di questa caratteristica così umana,
è così devastante, per cui le cose più belle, più meravigliose, poi in breve tempo ci vengono a noia. Quindi l'uomo in qualche modo ha un qualcosa dentro di sé per cui non è mai soddisfatto di ciò che consegue. Il fatto che un risultato è agognato ed è desiderato ha un valore finché non è conseguito. Nel momento in cui viene conseguito, fatalmente perde il suo valore, no? Questo c'è scritto anche in questo racconto della storia del genere umano. Bene, cosa accade? Accade che gli dèi continuano, cercano di sollevare gli uomini e continuano a dare doni, e allora donano anche delle cose immateriali, delle cosiddette illusioni, la giustizia, la virtù, la gloria. E qui succede la stessa cosa. Gli uomini all'inizio sono contentissimi di questo, lo valorizzano, e poi tutto viene preso a noia, in tedio. E allora alla fine cosa accade nella parte finale del racconto? Accade che gli dèi si arrabbiano, la dico in modo molto confidenziale, e danno l'ultimo dono, tra virgolette, dopo aver donato anche l'amore, tra l'altro, che rimane come grande illusione. Però, constatata la noia continua degli uomini che sopravviene, l'ultimo dono che danno gli dèi agli uomini è la verità, che è un grande dono, però c'è un problema, che la verità è la più grande punizione. Quindi l'ultimo dono degli dèi agli uomini è la verità, che è la grande punizione, cioè è il loro destino di essere mortali, il loro essere destinati al nulla, non solo, ma anche la loro coscienza di essere destinati al nulla. Quindi questo, e qui si chiude in qualche modo la storia del genere umano, quindi la verità, parola molto grande, molto pesante, è una punizione, perché è l'essere destinati al nulla. Ecco che qui capite che siamo entrati subito nel fulcro del pensiero leopardiano, quindi già in questo primo racconto, che parte, ripeto, in maniera un po' così satirica, con questi doni, con questi, poi chiude in maniera molto dura. La verità è una punizione, è un rovesciamento totale della verità che salva, della verità come salvezza. Chiaramente dire che la verità è una punizione in quanto è l'essere destinati al nulla è esattamente un rovesciamento totale. L'essere destinati al nulla, il nulla ontologico, quindi l'uomo proviene dal nulla, vive perché ha una sua breve vita, che esiste, che ha una sua importanza per Leopardi, non è nulla la vita qua. La vita per Leopardi è importante, va vissuta sempre al meglio che si può. In questo senso non è affatto pessimista, come dicono in modo molto semplificato tante critiche, così un pochino da libri di scuola, ma ci torneremo. Il nulla ontologico, dicevo, gli uomini provengono dal nulla, attraversano la vita e tornano nel nulla. Questa è la verità, il nulla ontologico. Come possono gli uomini vivere in questo destino tragico? Questo ovviamente è un pensiero molto greco, di Leopardi. Possono vivere sostanzialmente, ce lo dice in tantissimi modi, nello Zibaldone e non solo, grazie alle illusioni. Quindi non è la verità che salva, in un rovesciamento ovviamente del pensiero cristiano, non è la verità che salva, ma sono le illusioni che salvano. Quindi l'uomo deve cercare di vivere conscio della verità, cioè dell'essere destinato al nulla, ma deve cercare di vivere al meglio, quindi non deve lasciarsi andare, non deve suicidarsi, non deve essere indifferente. Una cosa meravigliosa di tutta l'opera di Leopardi, che fa capire che non è assolutamente un pessimista in senso banale, è proprio tutta la sua passione che ci mette in ogni suo scritto, quindi il fatto che l'uomo non debba mai essere indifferente. Ecco, quindi anche lì sul nichilismo, sì, nichilismo sì, è nichilista nel senso che l'uomo è destinato a nulla, però l'uomo in qualche modo, per il pensiero più profondo di Leopardi, deve essere conscio del suo essere destinato a nulla, quindi non deve
avere dei rimedi, dei miti che lo distolgano dalla verità. Ma deve anche affrontare in qualche modo con stoicismo, in qualche modo, è più uno stoico che un pessimista, Leopardi, deve affrontare in modo stoico questo arido vero, questa dura realtà, grazie alle illusioni, grazie alle sue passioni. Quindi le illusioni sono illusioni, ma sono importanti, perché sono quelle che aiutano a vivere. Ho anticipato già temi che vedremo a breve. Andando avanti col secondo racconto, ripeto, Storia del genere umano è il primo, una prima colonna. Faccio un brevissimo cenno al secondo, che è noto anche quello, Dialogo di Ercole e di Atlante. Qui, anche qui è una grande metafora del decadimento dell'umanità, nel senso che questo dialogo tra Ercole e Atlante è un dialogo molto brillante, per dire come inizia: Padre Atlante, Giove mi manda e vuole che io ti saluti da tua parte, e in caso tu fossi stracco di cotesto peso, la terra. Atlante porta la terra, no? Proprio anche nella sua rappresentazione, no? Che io me lo addossi per qualche ora, come feci, non mi ricordo quanti secoli or sono, tanto che tu pigli fiato e tu ti riposi un poco. Quindi Ercole dice ad Atlante: se sei stanco di portare il peso della terra, te la porto un po' io, no? E Atlante cosa gli risponde? Gli risponde: ti ringrazio, caro Ercolino, ma il mondo è fatto così leggero che questo mantello che porto per custodirmi dalla neve mi pesa di più. Ecco, mi fermo qui, vi dà già un'idea: la terra è diventata leggera, è diventata leggerissima. Qui in questo racconto c'è questo messaggio di forte ridimensionamento del peso della terra, quindi della sua importanza, no? La terra diventa leggera, diventa talmente leggera, talmente insignificante, che Ercole e Atlante, per cercare di renderla più viva, ci giocano a palla, no? Quindi la terra è diventata un pallone con cui Ercole e Atlante giocano a palla. È chiaro che qui c'è un'immagine, appunto, con questo linguaggio leggero, arguto, ma c'è un pensiero sotto terribile anche qui. Cioè, è chiaro che se la terra diventa leggera, così leggera che non pesa nulla, è chiaro che la terra non è più al centro del mondo, no? E quindi l'uomo a sua volta non è più al centro del mondo. Quindi vedete questo messaggio molto potente contro l'antropocentrismo, contro la terra al centro del mondo e contro, ovviamente, l'uomo che pensa di essere il più importante di tutti, pensa di essere il centro del creato e quant'altro. Lo vedremo in tante altre situazioni, questo messaggio forte di Leopardi. Qui lo esprime in questo secondo racconto, con questa leggerezza proprio della terra che non pesa più nulla, e addirittura è talmente poco importante che ci gioca una palla Ercole e Atlante. Vado velocemente ad alcuni accenni su qualche altro racconto, perché ci fa da ingresso a qualche altro tema importante del pensiero di Leopardi. Il terzo è un racconto famosissimo, che sicuramente molti di voi conoscono, che è il dialogo della moda e della morte. Il dialogo della moda e della morte, anche questo, è espresso con un linguaggio molto molto basso, tra virgolette, colloquiale, brillante, quindi è proprio un dialogo tra la moda e la morte. Perché direte: ma che c'entrano la moda e la morte? Se lo chiedono anche tra di loro, no? Cosa c'entrano? E la moda, ovviamente impersonificata, insomma, è la moda che parla e la morte che parla, come fossero due persone. Abbiamo detto che non sono racconti realistici, sono delle... vanno letti per quello che sono, cioè dei modi di esprimere la sua filosofia, il suo pensiero. La moda, in questo dialogo con la morte, cosa vuol fare? Vuole convincere la morte di essere una sua alleata, al che la morte rimane sorpresa, si oppone a questa considerazione, dice: ma cosa c'entro io con te, moda, io che sono la morte? E la moda pian piano lo spiega perché. E il fulcro di questa spiegazione è una frase celebre
laddove la moda dice alla morte: non ricordi, cara morte, che siamo tutte e due nate dalla caducità. Quindi sono tutte e due figlie del divenire, sia la moda che la morte. Sono figlie del passare del tempo, del cambiare delle situazioni e del finire nel nulla della situazione precedente. La moda, chiaramente, la moda passa davanti alla moda precedente, la moda precedente sparisce, e la morte sappiamo cosa fa. E quindi entrambe sono nate dalla caducità. E la morte, in un altro un'altra dialogo, sempre all'interno di questo dialogo tra la morte e la moda, dice: non sai che sono finiti i tempi degli immortali. Anche questa è una frase, insomma, dire sono finiti i tempi degli immortali è una frase che ci riporta in tutta la filosofia del Novecento, cioè sono finite le certezze, sono finiti gli eterni. E questo lo dice la moda, la morte alla moda. E quindi sono sorelle, sono gemelle, assomigliano. E è la moda che si accomuna alla morte e non viceversa. E infine, e qui c'è il fulcro del racconto, nel suo finale, la moda dice, e cito le parole testuali dal testo, sempre attenendo al testo vero e proprio, dice la moda alla morte: io sono tua alleata, ribadisce il concetto, perché ho levata via questa usanza di cercare l'immortalità ed anche di concederla in caso che pure qualcuno la meritasse, di modo che al presente chiunque si muoia sta sicuro che non ne resta un briciolo che non sia morto, che non gli conviene andare subito sotterra tutto quanto, come un pesciolino che sia trangugiato in un boccone con tutta la testa e le lische. Quindi c'è questo, insomma, questo dialogo terribile, anche se espresso in questo linguaggio lieve, per cui la moda e la morte vengono accomunate. Il destino al nulla, il cambiamento, il divenire porta al nulla. Ancora qualche breve nota, poi ce l'ho anche spazio ovviamente a qualche intervento, qualche domanda, chiunque voglia, ben volentieri. Un altro racconto meno noto, assolutamente poco battuto, poco antologizzato, è la proposta di premi fatta dall'Accademia dei Sillografi. È un racconto, anche qui, profetico, in quanto parla della tecnica, della civiltà delle macchine. Considera che siamo nel 1824, quindi in Italia la rivoluzione industriale praticamente non c'era, c'era un po' in Inghilterra da prima, ma insomma siamo proprio agli albori. Leopardi già all'epoca anticipa alcune considerazioni che saranno poi riprese da fior di filosofi del Novecento, tutto l'asse Heidegger, Severino, Galimberti. E in questo brevissimo, sono quattro facciate, racconto, c'è anche qui un'ironia, un sarcasmo sulla nascente civiltà delle macchine, sulla condizione umana. E vi leggo anche qui due brevissime citazioni, giusto per rendervi partecipi del tono del racconto e anche del suo contenuto in qualche modo. E virgolettato, quindi preso dal racconto. Del fortunato secolo in cui siamo, ovviamente fortunato e ironico, Leopardi, dopo lungo e maturo esame si è risoluta di poterlo chiamare l'età delle macchine, non solo perché gli uomini di oggidì procedono e vivono forse più meccanicamente di tutti i passati, ma anche perché non gli uomini, ma le macchine, si può dire, trattano le cose umane e fanno le opere della vita. Ecco, vedete, una considerazione come questa, fatta nel 1824,
insomma, laddove anticipa che insomma le macchine non sono più strumenti nelle mani dell'uomo, ma probabilmente viceversa, insomma, penso sia un aspetto su cui riflettere. E poi prosegue ulteriormente dicendo: non essendo la vita cosa di più sostanza che un sogno, un'ombra, ben debba essere capace la veglia di un automato. Le macchine in qualche modo prendono il posto dell'uomo. Poi il finale, che non vi sto a leggere, è un finale che alleggerisce, in quanto ci narra di come cosa potrebbero inventare le macchine in futuro, quindi potrebbero inventare anche le donne fedeli, la felicità coniugale, insomma, la butta in battuta, insomma, però resta la profondità di questa anticipazione del tema dell'uomo nell'età della tecnica. C'è già anche questo in Leopardi, nell'operetta Morone. Dialogo di un folletto di un gnomo è un altro dei dialoghi più noti, straordinario anche questo, e qui c'è proprio il fulcro della, anche questo scritto con un linguaggio molto brillante, si legge bene, non è la storia del genere umano, E qui Leopardi cosa ci dice? Intanto i personaggi sono un folletto e un gnomo, due personaggi dei boschi, no? E il folletto dice allo gnomo che insomma sta cercando gli uomini dappertutto, ma non ne trova più uno. E, insomma, si guardano, si confrontano, ma insomma non ce n'è più uno. Voi li aspettate in vano, sono tutti morti. Quindi in questo racconto gli uomini sono tutti morti, cioè non si capisce perché, cercano di capire, non si sa, però fatto sta che sono morti tutti. Sono rimasti un folletto e un gnomo che parlano tra di loro della scomparsa dell'uomo. E sia come tu dici, dice, prende atto lo gnomo della scomparsa dell'uomo, sia come tu dici, ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia, l'umanità è definita ciurmaglia, vedete come viene preso in giro, no? L'importanza che si dà all'uomo, no? Il suo essere superbo e sciocco come il secolo che vive, è diventata una ciurmaglia l'umanità. Sia come tu dici, bene avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero e sapere quello che penserebbero, vedendo che le altre cose, benché si sia dileguato il genere umano, ancora durano e procedono come prima. Dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli. Ecco che qui è potentissimo il messaggio dello gnomo, pur detto in tono scherzoso. Gli uomini credevano che tutto fosse fatto per loro, però noi vediamo che gli uomini non ci sono più e qua tutto va avanti come prima. Nulla ha bisogno dell'uomo, no? E chiaramente è una provocazione, però è una provocazione molto significativa. Dopodiché inizia un dialogo molto divertente in cui Folletto e lo gnomo continuano le loro considerazioni e dicono: ma l'uomo pensava che tutto il mondo fosse fatto a sua immagine, ma guarda che anche il folletto pensa che tutto sia stato fatto per il folletto, anche lo gnomo pensa che tutto il mondo sia fatto per il gnomo, anche le formiche magari pensano che tutto il mondo sia fatto. Quindi c'è tutta questa gioco di come dire, anche un po', oltre che satirico, anche comico, in cui si mette in evidenza che insomma il pensiero tutto sommato infantile di avere tutto a propria disposizione. E infine il folletto dice: ora che tutti sono spariti, la terra non sente che le manchi nulla, i fiumi non sono stanchi di correre, il mare, ancorché non abbia più da servire alla navigazione e al traffico, non si vede che si rasciughi. Ecco che la terra, che non è più uno strumento dell'uomo, prosegue come se l'uomo non ci fosse mai stato. È chiaro che questa è, come accennavo prima, una critica potentissima contro l'antropocentrismo e contro anche il conseguente utilizzo dell'uomo, utilizzo della terra da parte dell'uomo, utilizzo strumentale, no?
E questo, ripeto, fatto all'epoca di Leopardi, è chiaro che è incompatibile totalmente sia col progressismo ateo, ottimista, positivista, che è il pensiero dominante nell'epoca di Leopardi, e sia per altri versi anche col pensiero cristiano. Ecco, sul pensiero cristiano è curioso che, per esempio, mi viene da considerare questa così, considerazione divagando leggermente, ma non tanto, che è curioso vedere come un'opera che è stata addirittura censurata come le operette morali, perché chiaramente è opera anticristiana, ma in realtà poi se andiamo a vedere alcuni aspetti di opposizione all'antropocentrismo che sono caratterizzanti di tutto il pensiero di Leopardi, ma in particolare anche di queste operette morali, vengono addirittura riprese dall'enciclica di Papa Francesco sull'ambiente. Cioè, in apparente paradosso, Papa Francesco cosa ci dice? Per tutelare l'ambiente, per tutelare quindi l'uomo, l'unico modo per sopravvivere, bisogna accantonare un po' o comunque minimizzare un po' l'antropocentrismo. Su questo tema ci sono dei pezzi dell'enciclica sull'ambiente di Papa Francesco che sembrano presi dal pensiero di Leopardi. Ovviamente non generalizziamo, però è un collegamento così che mi è parso molto, molto significativo. E vado ancora velocemente. Detti memorabili di Filippo Tonieri è un altro breve racconto in cui Filippo Tonieri è un alter ego di Leopardi, è un personaggio un po' strano che viene ricordato per le sue idee un po' controcorrente, esattamente come Leopardi, e vengono riportate in questo dialogo alcuni detti, appunto, detti memorabili di Filippo Tonieri, e alcuni di questi diceva che i diletti più veri che abbia la nostra vita sono quelli che nascono dalle immaginazioni false, non dalla verità. Il diletto nasce dall'immaginazione falsa. Che i fanciulli trovano il tutto anche nel niente, gli uomini il niente nel tutto. È chiaro che queste frasi, che sono testuali, ci fanno entrare, questa è una frase anche molto poetica, tra l'altro qui c'è un po' di poesia dentro la prosa, più che di satira, in questo detti memorabili di Filippo Tonieri, ci fanno entrare in tanti aspetti di fulcro proprio del pensiero di Leopardi, come l'altro detto di Filippo Tonieri, è quello che dice, sempre testualmente, ve lo cito proprio per ridevasi spesse volte di quei filosofi che stimarono che l'uomo si possa sottrarre alla potestà della fortuna. Fortuna in senso etimologico, ovviamente, di sorte. Per Leopardi l'uomo non è più forte della fortuna, quindi la sorte prevale sull'uomo. E quindi è ingenuo pensare l'opposto. Ecco. Torniamo appunto all'arido vero. E quindi questo breve, vedo che ci avviciniamo alle 7:30, più o meno tra pochi minuti lascerò spazio ad eventuali interventi, vorrei parlare non più di un'ora per non appesantire troppo, anche se ovviamente su un tema come questo sarebbero tantissime le cose da dire ulteriormente. Vorrei infine fare questa considerazione, poiché potremmo condividere o opporci, insomma, sul fatto che oltre che Leopardi non sia stato considerato come appunto pensatore, ma solo come poeta per i motivi che ho cercato di illustrare, a mio avviso va fortemente riconsiderato in modo critico anche, come dire, il pregiudizio un po' semplificatorio di Leopardi pessimista, nel senso che tanto il pessimismo è una categoria psicologica, quindi è una parola tra l'altro che Leopardi non ha mai usato, cioè nel Zibaldone, migliaia di pagine, ma pessimismo derivati proprio non c'è, ma neanche come contenuto, nel senso che Leopardi non è pessimista in senso, lui chiaramente non crede nella salvezza, questo no, e ci dice in tutti i modi che la verità non salva, ci dice appunto che addirittura è una punizione. Però, ripeto, è sempre molto, come dire, legato alla vita, è sempre molto accorato, appassionato nel suo modo di esprimersi.
Leopardi non c'è mai, mai, è una cosa che mi piace tantissimo di lui, non c'è mai indifferenza, non c'è mai il fregarsene che tanto caratterizza la contemporaneità. Se fosse veramente un pessimista, un nichilista, la penserebbe diversamente, perché in lui c'è in realtà l'espressione molto dura del fatto che la verità è il nostro essere destinati al nulla e che questa è la verità. Però c'è sempre una grande passione, sempre una grande lotta stoica per vivere al meglio la propria vita, con impegno, mai con indifferenza, mai con una irrilevanza di ciò che si pensa, tutt'altro. Lui è sempre molto appassionato, è sempre molto accorato, e in tantissime parti dello Zibaldone, meravigliose, che Zibaldone è un'avventura di vita proprio, entrare lì dentro, ci dice Leopardi in tanti modi anche della insufficienza di una conoscenza solo fredda e razionale. Questo ce lo dice in tutti i modi, meraviglioso, tutti questi pezzi dello Zibaldone, cioè il fatto che in qualche modo occorra ragione fondamentale, ma la ragione da sola non sia mai sufficiente per comprendere le persone, per comprendere il mondo e le situazioni. È sempre necessaria anche una partecipazione col cuore, posso dire questa parola. Dicevamo qualche anno fa con Pasolini: non abbiate paura di avere un cuore, diceva lui in un famoso scritto corsaro. L'ha presa da Leopardi questa cosa qui, perché Leopardi dice in un pezzo meraviglioso dello Zibaldone: la natura attende di essere illuminata dalla ragione, ma non di essere incendiata. C'è questa frase da brividi, no? La natura attende di essere illuminata, ma non incendiata. Quindi, come dire, uomo, non metterti in una condizione di superiorità, che è una superiorità ridicola, non esistente. Sei destinato al nulla. Di che cosa sei superiore? Sei superiore a niente, di te non resterà nulla. Questo ci dice Leopardi. Quindi si dice: l'uomo, non gasarti, ecco, per dirla con un linguaggio molto colloquiale, non gasarti, non essere superbo e sciocco come il secolo a cui appartiene, poi quello dopo ancora più superbo e sciocco. Uomo, sei un granello insignificante come lo è la terra nell'universo, quindi sei al centro di un bel niente. Questo ti dice che sei destinato al nulla, che quello che tu fai, tu pensi che sia importante, ma non lo è. Però ci ho detto tutte queste cose terribili che ci dice, per lui è la verità, ci ho detto, ripeto, ci tenta sempre di vivere al meglio, cioè nella coscienza di questo breve intervallo che è la nostra vita, che ha prima il nulla e che ha dopo il nulla. Questo breve intervallo va vissuto al meglio, e non solo con la ragione fredda e razionale, ma con le proprie passioni, grazie ad un pensiero che non è mai freddo e soprattutto non è mai strumentale. Questo ci dice in qualche modo Leopardi, di non utilizzare la terra, il creato, a proprio uso e consumo. La natura aspetta di essere illuminata dalla ragione, non di essere incendiata, no? E infine, e qui 19:30, quindi sto alle 19:35, chiudo, così sto entro l'ora che avevo, diciamo, in qualche modo pronosticato. Non voglio andare oltre l'ora, anche se andrei avanti un'ora, due, tre, quattro, dopo non mi sembra il caso di abusare della vostra attenzione, di cui vi ringrazio. E l'altro aspetto che a mio avviso è da superare, oltre a quello di non considerare Leopardi pessimista, che è una solenne sciocchezza che è scritta nei libri di scuola, ma insomma a livello molto elementare e semplificato, vi evidenzio anche che i recenti studi filosofici mettono molto in discussione anche il nichilismo di Leopardi. Allora, è chiaro che Leopardi è un nichilista, cioè non c'è dubbio, dal punto di vista generale, in prima approssimazione direi. In prima approssimazione è un nichilista nel senso ontologico del termine, proprio perché ci dice che la verità è il nostro essere destinati al nulla. Ma c'è un ma, nel senso che Leopardi ci apre anche alle infinite possibilità. Ci apre anche
a, in qualche modo al, al fatto che non tutto si esaurisce o non tutto può esaurirsi in questa materialità. Leopardi è considerato giustamente un materialista, ma anche qui ci andrei piano. Se uno legge bene profondamente lo Zibaldone e anche tanta sua produzione poetica, è materialista sì, ma direi sì, ma nel senso che per lui, insomma, lui ci parla più di cose immateriali che di cose materiali, ci parla più di cose che stanno nel profondo dentro di noi. Ripeto, ci dice in tutti i modi che la conoscenza solo razionale, fredda, non porta niente di buono. Questo, insomma, che rientri nell'alveo del materialismo è tutto da discutere. Dicevo che gli studi profondi filosofici degli ultimi 20-30 anni, alcuni studi, mettono anche in discussione il nichilismo. Qui è un discorso molto complesso e difficile che non posso certo fare stasera, ma in qualche modo, vi accenno solo questo, il nulla leopardiano in cui tutto finisce, probabilmente non è, non ha l'ultima parola. Ve la dico con un'immagine perché non posso fare altro in questa sede in pochi minuti. In qualche modo c'è, è anche un nulla creatore, è anche un nulla che non è un non essere. Questo, ci sono studi filosofici recenti, importanti, che lo approfondiscono, dalla storia del nulla di Givone fino prima alla grande opera di Severino, il nulla e la poesia alla fine dell'età della tecnica, Leopardi, e infine anche altre opere che adesso non cito tutte, ma insomma c'è uno studio approfondito sul nichilismo di Leopardi. Sicuramente non è un pessimista, dimentichiamo quel catalogo di pessimisti e di pessimismi che è scritto come fosse un elenco al supermercato, no? Il pessimismo di un tipo o di un altro, assolutamente no. Leopardi ci dice di vivere al meglio la vita con le nostre passioni grazie alle illusioni, ci dice anche duramente che siamo destinati al nulla, ci dice di non essere superbi e sciocchi e ci invita ad affrontare la vita con stoicismo, ma in modo sempre attivo e appassionato e mai indifferente. Questo, per quel che è la mia esperienza di modesto lettore, è il fulcro del messaggio di Leopardi, ed è un messaggio che nelle operette morali si può comprendere in modo agevole. Ripeto, è un libro breve, un libro di cui volendo si possono leggere anche solo alcuni racconti e non tutti. È una soglia d'accesso molto bella al pensiero profondo di Leopardi. Chiudo con una immagine che tutti conoscete, ma così per dare proprio il fatto che il nulla probabilmente non ha proprio l'ultima parola, dove ce lo dice? Pensate anche al film che avrete visto in molti di Martone, che è stato molto discusso, a mio avviso tutto sommato è stato un bel film, e ovviamente quei limiti che può avere un film temerario, ovviamente, di Leopardi, un progetto incredibile. Insomma, il Vesuvio simboleggia il nulla, travolge tutto, travolge le ville patrizie, travolge gli schiavi, travolge i ricchi, travolge le ricchezze, le povertà, il pensiero. La lava ha travolto tutto. C'è il nulla che ha preso il sopravvento su tutte le opere umane, di cui nulla resta. E qui siamo nella ginestra. Vedete, sulla lava, nel terreno più inospitale, più terribile, nel nulla appunto della lava che ha travolto tutto, ha travolto tutte le opere umane, fisiche e non fisiche, sembra che il nulla abbia sopravvento su tutto, e così è. Però c'è un però, perché inspiegabilmente, contro ogni logica, contro ogni fisica, in quella lava che ha travolto tutto nasce una piccola ginestra. La ginestra, come sappiamo, è un fiore del deserto, nasce nel deserto, nasce dove non può nascere nulla, però la ginestra nasce lì, dove non dovrebbe nascere nulla, nasce.
ed è robustissima la ginestra, perché è flessibile, si piega, non ha bisogno d'acqua, non ha bisogno di nulla, però non si spezza, vive, cresce, fiorisce persino il suo meraviglioso fiore giallo. E il profumo del suo fiore nato dal nulla si innalza al cielo. O fior gentile, al cielo di dolcissimo odore, mandi un profumo che il deserto consola. Quindi Leopardi ci dice anche che forse il nulla non ha proprio del tutto l'ultima parola. Grazie a tutti. Bravissimo, guardi, complimenti, è stato bravissimo. Ovviamente vi ringrazio della partecipazione e siamo qui, siamo in tanti, mi fa molto piacere. Ringrazio tutti quelli che conosco, quelli che non conosco, e ovviamente per qualsiasi non necessariamente domande, ma intervento tra amici, facciamo finta di essere intorno a una tavola imbandita, non lo possiamo fare, ma lo faremo appena si potrà, insomma in via virtuale, ma ovviamente chi vuole partecipare in qualsiasi modo, con qualsiasi domanda o intervento, ben volentieri. Maurizio, posso fare una domanda? Certo. Senti, allora, innanzitutto grazie perché ci hai riportato a un testo che magari conosciamo poco, è tanto che non rileggiamo, rileggiamo soltanto le operette morali che si fanno a scuola, parlo di, per me come insegnante. Poi mi piace molto quell'interpretazione di Leopardi che non è del tutto nichilista, o comunque è un nichilista in modo diverso, insomma, quel modo di rendere problematico uno dei capisaldi della rappresentazione di Leopardi che ci è più consueta. Però la mia domanda, perché devo farti la domanda, ti vuole riportare forzosamente alla poesia di Leopardi e ti chiedo se, a tuo parere ovviamente, nel linguaggio delle operette morali ritornano certe luci molto morbide, dolci, crepuscolari che noi abbiamo letto, ravvisato negli idilli del 19-21 e nei canti pisano-recanatesi, dove si dicevano a volte delle cose molto simili a quelle delle operette morali, ma le si diceva in toni molto più dolci, con un linguaggio diverso, il linguaggio dell'indefinito. Grazie. Sì, ti ringrazio. Ti ringrazio. Penso di sì, nel senso che per quello che ho inteso io, come accennavo prima, le operette morali hanno anche un linguaggio molto diverso tra loro, nel senso tra un racconto e l'altro c'è una diversità sorprendente, ovviamente voluta da parte dell'autore, e in alcune operette c'è un linguaggio che di prosa poetica che lo avvicina molto ad alcune parti più piane, come dicevi tu, più lievi della sua poesia. Questo sicuramente sì. Penso anche che però nelle operette morali prevalga, rispetto alla produzione poetica, prevalga sicuramente un intento satirico-sarcastico. Quindi questo in poesia c'è un po' meno, nel senso che ci sono poesie più argomentative, come la Ginestra, come alcune produzioni, e poesie più idilliche, come noto. Però l'intento sarcastico e satirico è più proprio delle operette morali. Questo, a mio avviso, ha un riflesso anche nel linguaggio, nel senso che il linguaggio viene volutamente più abbassato in alcune operette morali. Viene abbassato non solo in una forma dialogica, quindi è reso molto più rapido, perché chiaramente avendo il dialogo c'è proprio uno che parla e l'altro, quasi un incalzare, no? Che è tipico delle operette proprio, perché c'è una velocità nel procedere di alcune operette che la troviamo solo lì, non la troviamo nella poesia per ovvi motivi, perché la poesia di Leopardi, non dimentichiamo che è molto innovativa per alcuni aspetti, ma è anche molto classica sempre. Cioè lui si attiene molto al canone classico e scrive
con una lingua che è persino antica per il tempo in cui scriveva lui, quindi figuriamoci adesso. È molto classica volutamente, insomma, ma è vero, c'è questo, alcuni aspetti, come dicevi, della lievità della poesia di Leopardi, c'è, a mio avviso, nella parte di operette dove si vede di più la prosa poetica, dove è più evidente questo, magari un po' meno in quella più dialogante e satirica, ecco, perché lì prevale più la velocità, prevale più un aspetto di efficacia dialogica. Certo, grazie. Grazie a te. Maurizio. Allora, anzitutto anch'io rinnovo e sottolineo i ringraziamenti per questa bellissima situazione, per questo bellissimo snodo, grappolo di idee che ci hai appunto sollecitato. Ecco, mi faceva piacere, molto rapidamente, magari se potessi riprendere questo interessante concetto della virilità, no? Della energia, della... devo dire titanica, no? È stato così definito da alcuni critici letterari, forza poetica, di prosa poetica, comunque più complessivamente filosofica di Leopardi, e quindi assolutamente non pessimista come tu avevi no, giustamente osservato, è proprio in margine ad alcune delle operette morali, in particolar modo le ultime operette morali che si collegano poi alla Ginestra, in relazione al tema del suicidio, no? Cioè nel senso che proprio una idea, una immagine comune potrebbe a questo punto più scolastica, più manualistica, potrebbe interrogarsi sul motivo per cui Leopardi, di fronte a questa visione così amara, così dolente dell'esistenza, non sia stato portato al suicidio. Ecco, lui risponde a questa domanda, come tu giustamente segnalavi, in alcune delle operette morali, nell'ultima poi che si collegano alla Ginestra, anche nella Ginestra stessa, in questo forte e vile attaccamento alla vita. No? Mi viene da pensare ad alcune pagine che aveva scritto Nadia Fusini su Virginia Woolf, no? Diceva che il gesto estremo di Virginia Woolf del suicidio paradossalmente non implica un rifiuto della vita, no? Nonostante questo gesto, Virginia Woolf nelle sue opere ha dimostrato un grande attaccamento alla vita, un culto, una celebrazione della bellezza dell'esistenza. Ecco, questa secondo me la grandezza del Leopardi, no? In questa visione amara, però il culto, la celebrazione, l'inno alla vita. E questo è una cosa che lui dice proprio nella poesia morale, dice: suicidarsi, va bene, non implica, cioè implica un accentuare il dolore delle persone che ci amano, quindi un rifiutare l'esistenza, la bellezza dell'esistenza, e accentuare il dolore delle persone che ci circondano e che sono i nostri affetti. Quindi è un invito all'abbraccio solidale, no? La fratellanza solidale che c'è nella Ginestra, come anche l'invito dell'ultimo imperatore morale. Questo, come tu giustamente hai sottolineato, è il grande messaggio bello e sontuoso della filosofia leopardiana, insomma. Quindi insomma ti volevo ringraziare per questo perverso tornato, questo aspetto che è quello che bisogna dire del Leopardi anche a scuola, no? Sui banchi di scuola, non andare a prendere il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, tutte queste terminologie che non fanno semplificazioni. Certo. Prego, grazie, prego, ancora, prego. No, prego, se dovevi finire. Non ho finito, avevo soltanto che magari sì. Condivido perfettamente, anzi ti ringrazio di questa sollecitazione, è verissimo, cioè Leopardi a mio avviso è molto più stoico che pessimista, cioè pessimista è un'etichetta che gli hanno affibbiato i critici. È chiaro che, come dicevo all'inizio, il pensiero di Leopardi è scomodo perché dà fastidio non solo al pensiero cristiano, ma anche a tutta quella retorica progressista del suo tempo e anche del tempo successivo. Quindi gli hanno dato in qualche modo la comoda etichetta di pessimismo, ma in realtà egli semmai è più stoico, se vogliamo, diciamo, collegarlo a una categoria dell'antichità, in qualche modo, nel senso che ripeto, non solo non teorizza il suicidio, ma come dicevi tu giustamente, Andrea, Leopardi, io dico, e questo lo dico io, è una mia definizione, è sempre agli opposti dell'indifferenza, cioè che è, se pensiamo, che è il male di oggi, l'indifferenza. Leopardi è esattamente agli antipodi dell'indifferenza. Se fosse veramente un nichilista e un pessimista, così come ce l'hanno dipinto, verrebbe da dire la cosa più naturale sarebbe, la dico brutalmente, ma chi se ne frega, come dire, no? Se siamo destinati al nulla, se tutto va,
Invece no, è esattamente il contrario, Leopardi, cioè fermo restando che la verità è quella, è il nulla ontologico, ma l'energia, come dicevi tu Andrea giustamente, la forza, lo stoicismo, il fatto di affrontare la vita al meglio che si può grazie alle passioni e grazie anche a un altro tema enorme che non ho potuto affrontare per ovvie ragioni di tempo, ma anche a quella che lui chiama in alcuni tratti dello Sibaldone l'ultrafilosofia, cioè l'ultrafilosofia che è questa strana unione profonda tra poesia, filosofia, pensiero, poesia, filosofia, pensiero insieme, che ci riportano in qualche modo nel profondo di noi stessi e in un contatto con la natura nuovo, profondo, che non sia un contatto strumentale, cioè che non sia una natura al nostro servizio strumentale, ma che sia un contatto di rispetto, un contatto di essere, non di fare. Leopardi ci dice questa cosa importantissima, che la dimensione dell'essere è qualcosa di diverso e di distinto da quello del fare, no? Noi oggi abbiamo questa identificazione terribile, a mio avviso, che si vede anche nel linguaggio comune, no? Si dice in modo innocente, a volte inconsapevole, si dice, io dovrei dire sono commercialista, oppure sono avvocato, sono ingegnere, no, non sono, faccio, cioè è un'attività quella, non è un essere, cioè la nostra dimensione dell'essere è qualcosa di infinitamente più profondo e più incommensurabile e di più grande valore di qualsiasi nostra azione. È chiaro che se noi identifichiamo l'essere col fare senza rendercene conto, facciamo un'operazione molto pericolosa, perché è chiaro che le nostre azioni possono portare a un fallimento, e allora se io la riconduco al mio essere, non fallisce più una mia azione, ma fallisco io come persona, come identità. È una cosa devastante. Il problema di un giovane che non trova lavoro, si sente nulla, no, non è colpa sua, è un fare quello, è l'essere, può essere una persona di grandissimo valore. Mi spiego, quindi questa adesso ho divagato leggermente, però Leopardi ci dice anche questo, ci dice che abbiamo gonfiato a dismisura l'io, e questa è una cosa devastante, e l'io poi, siccome va a finire nel nulla, più lo gonfi prima, peggio è in qualche modo. Quindi l'io non va gonfiato, anche perché, riportandolo all'attualità, è chiaro che se io riconduco la mia identità al mestiere che faccio o alle mie azioni, faccio un'operazione estremamente riduttiva, che non può che portarmi male. Poi ripeto, un'azione può essere sbagliata, può fallire, ma non è che sono fallito io. Se fallisco la mia azione, sarà fallita la mia azione, non il mio essere, no? Quindi ci dice anche questo Leopardi, a mio avviso. Adesso ho divagato un po', ma non troppo. Quindi il tema dell'identità che non va gonfiata, non va gonfiata in senso superbo e sciocco, ma va valorizzata ben oltre le proprie azioni. Azioni umane che sono sempre, per Leopardi, di rilevanza molto modesta in quanto destinate a nulla, ma comunque, ripeto, non c'è mai in Leopardi l'indifferenza, non c'è mai lasciarsi andare, non ci sono mai i mali della contemporaneità. Quindi ripeto, è un nichilista sì, ma non del tutto, è un materialista sì, ma non del tutto sicuramente, materialista proprio adesso, che non sia nichilista è molto difficile da comprendere, lo posso capire, perché ci vuole un'indagine filosofica e un'interpretazione molto molto profonda e difficile. Non è del tutto nichilista, direi, perché nichilista in parte lo è, non è del tutto nichilista. A mio avviso non è materialista, in senso, a meno che non si interpreti il materialismo in senso molto banale, come dire non siamo destinati a gioire in paradiso nell'aldilà, ecco, questo lui non lo credo ovviamente, però non è un materialista, ci parla sempre di cose immateriali, di profondità del nostro essere, del nostro io interiore. E poi stavo per dire un'altra cosa che adesso mi è sfuggita nella foga di parlare, ma insomma mi verrà in mente. E però dicevo, ecco, sì, non è del tutto nichilista, non è materialista, sicuramente non è pessimista, e ci invita sempre a coltivare le nostre passioni con grande, ripeto, con grande determinazione, e ad opporci anche in modo stoico all'arido vero. Prego, se c'è qualche intervento, volentieri.
Posso dire un'ultima cosa, Maurizio? Poi non dico più niente. Certamente, no, ma puoi dire finché vuoi. Mi fai No. A tutti noi, ovviamente. È il discorso. Saluto anche Luca, un mio giovanissimo amico, grande caro amico. Il discorso sul nichilismo, che è di genere tutto particolare, non potrebbe essere sostituito da un discorso sul un esistenzialismo tipo Camus, tipo quello della peste di Camus, in cui la condizione umana è questa, ha una fine che è irredimibile, però quello che noi dobbiamo fare, noi uomini dobbiamo fare, è stringerci gli uni agli altri fortemente, senza disperazione, amorosamente, con la forza che abbiamo, col calore che abbiamo. Non può essere questo un termine di riferimento più appropriato, non so, dei demoni di Dostoevskij o altri tipi di nichilismi? Sì, probabilmente ci può essere anche questo aspetto. Ci può essere anche se non è uno dei sentieri più, diciamo, frequentati da parte della critica leopardiana, però ci può sicuramente essere, nel senso che è un aspetto che... Allora, io la vedrei così, poi ripeto, non ho sicuramente nessuna pretesa o competenza, diciamo... Vedrei che dal punto di vista esistenziale, per stare alla tua domanda, dal punto di vista esistenziale sicuramente Leopardi non è un nichilista, dal punto di vista esistenziale, nel senso che non lo è, cioè indubbiamente non lo è, e non lo è neanche del tutto materialista, perché pensiamo a una cosa, pensiamo a, per dire, all'infinito. L'infinito è probabilmente la poesia più bella e più profonda della nostra letteratura. Se noi l'andiamo a esaminare non solo in modo tecnico, profondo, ma anche col cuore, con la pelle d'oca, con le lacrime agli occhi, se ci capita, non può essere una poesia di un materialista all'infinito, ma è esattamente il contrario. Cioè è una tensione verso l'infinito, è una tensione, come facciamo a dire che è materiale? Tra l'altro vi segnalo, questo sì mi fa molto piacere, non so se si vede, vi segnalo questa bella recente libro di Davide Rondoni, che è un librino che è tutto il libro è una critica dell'infinito, è una lettura dell'infinito di Leopardi, un libro uscito da Fazzi Editore recentemente, e Come il vento si intitola, e appunto tratto dal verso di Leopardi, e si intitola, notate anche il titolo che dà Rondoni, L'infinito, lo strano bacio del poeta al mondo. È bellissimo questo titolo che ha dato, questo sottotitolo. Lo strano bacio del poeta al mondo. Vedi, anche qui c'è un'interpretazione che alla fine non è né materialista né nichilista. È chiaro che bisogna andare molto nel profondo per arrivarci, perché se ci fermiamo alla superficie, Leopardi pare pessimista, e lì ci vuol poco a capire che non è pessimista. Poi pare un materialista e poi pare un nichilista. Diciamo che con soglie di difficoltà diversa si può arrivare a, non dico a escludere che lo sia, perché non si può escludere, ma a relativizzare un attimo queste categorie, diciamo così, della critica in cui Leopardi è stato rinchiuso. Ecco. Quindi è pessimista? Sicuramente no. È materialista? A mio avviso poco e niente. È nichilista? In parte. È nichilista? Posso dirla... con diversi varchi montaliani, ecco, il varco montaliano, che non a caso è uno che, anche se non l'ha dichiarato espressamente, ma si rifà molto come pensiero a Leopardi Montale, su questo non c'è dubbio. In Montale c'è questa figura del varco, no? Il varco non è altro che il varco verso l'infinito, no? È quello dell'infinito di Leopardi. Oppure, non so, l'altra immagine bellissima di Montale, il malchiuso portone. Perché il portone è mal chiuso? Cioè, non è chiuso del tutto. Cioè, se il portone è mal chiuso vuol dire che c'è ancora un, seppure difficile, ma c'è una piccola, una flebile speranza, una via d'uscita, no? E Leopardi, a mio avviso, lascia questo varco, lascia questa infinita possibilità. Quindi è nichilista, sì, è duro, sì. Ci dice che siamo destinati al nulla, ma ricordiamo sempre il profumo della ginestra. Che va al cielo.
Maurizio, posso fare un piccolissimo intervento? Assolutamente sì, e ne siamo molto lieti. Prendo questo filone per tracciare un parallelismo, che è il parallelismo classico con Schopenhauer e Nietzsche, magari sotto un'altra lente. Giustamente hai parlato di Leopardi come nichilista, sì, ma fino a un certo punto. E io cercherei di sfumare il significato mostrando come Leopardi non voglia essere nichilista, ma sia costretto ad esserlo. Nei termini in cui, come sappiamo, Leopardi parla spesso di come la consapevolezza sia quasi una catena che lo costringa ad essere meno felice, quindi no, lo costringa a scacciare le illusioni. E in questo senso lo troviamo anche in Schopenhauer. Infatti Schopenhauer, l'animale, è un essere più efficace dell'uomo, che con la consapevolezza, e quindi certo, la ragione, è più debole e quindi perde in efficacia, perché guadagna in paura e in dubbio. E in questo senso lo volevo legare a Leopardi, perché se in Schopenhauer l'essenza ultima è la volontà di vivere, e ritornando all'argomento del suicidio, non mi ricordo chi l'aveva richiamato, anche Schopenhauer nega il suicidio. Nega il suicidio perché il suicidio non ha niente al noumeno, ma costituisce solo la perdita di un fenomeno, uno dei tanti. Conseguentemente la risposta di Schopenhauer è l'ascesi. L'ascesi in cui vi è una noluntas, dove la volontà viene negata. Ecco, in Leopardi non abbiamo questo, ma abbiamo appunto una bellissima di speranza, che è la speranza che troviamo nelle sue poesie. Quel varco di cui parlavi appunto te, che però la sua consapevolezza non può accettare fino in fondo. E di conseguenza io vedo in Leopardi una volontà che vuole e che desidera costantemente, e per questo lo allontano da Schopenhauer nel filone pessimistico, ma è necessariamente nichilistica, perché è l'unica risposta coerente con la sua ragione che riesce a portare a termine. E in questo senso lo allontano da Nietzsche per la modalità del suo nichilismo. Se in Leopardi non possiamo distinguere tra nichilismo passivo e attivo, o volontà di nichilismo per distruggere i valori passati e introdurne di nuovi, questo è quello che abbiamo in Nietzsche, dove assume, si prende carico della volontà di distruggere gli assoluti e quindi di portarne di nuovi. E infatti, in questo breve parallelismo con i tre autori, abbiamo in uno la risposta di Leopardi con la social catena, quindi in termini più sintetici l'altro, quindi la possibilità di unirsi per affrontare con la briciola di potenza che è l'essere umano questo nulla. In Schopenhauer l'impossibilità di affrontarlo, quindi la nullificazione dell'esistere del Dio, e invece in Nietzsche il superuomo che oltrepassa i limiti che l'uomo stesso si pone, quindi non è più uomo. Volevo fare questo breve intervento, perché ovviamente nella tua breve ora non potevi fare agganci filosofici di questo tipo, però sono, diciamo, i due filosofi che per date storiche o anche facilmente vengono tracciati con lui, anche se trovo molto coerente il legame con Camus per questa apertura che Leopardi possa avere con l'esistenzialismo. Caro Luca, io ti ringrazio di cuore di questo intervento e ti invito a essere con noi anche in future iniziative e possibilità, perché la tua passione e la tua competenza filosofica sono straordinarie. Tu lo sai che la mia stima è insomma, sei un ragazzo straordinario e ci hai dato veramente in questo brevissimo intervento un approfondimento filosofico di grande valore. Te ne ringrazio. Maurizio, voglio conoscere questo ragazzo, io l'ho conosciuto ed è un talento, te lo dico assolutamente. Sente. Non so se si era capito, puoi dire cosa stai studiando? Sì, io sto facendo il primo anno di filosofia, facevo il liceo scientifico a Imola, quindi non ho avuto il professor Marangoni, però so che insegna lì. Ma basta, questo è quello che faccio, studio filosofia il primo anno. Grandissimo Luca, grandissimo. Una riflessione è un poeta, bisogna dirlo. Complimenti. Grazie. Sì, io scrivo anche, io ho conosciuto Maurizio perché ho letto Tornare a pensare. Dopo ho avuto la fortuna con lui di parlarne anche, e poi è continuato la nostra corrispondenza. Grazie. Io
mi devo congedare, vi ringrazio per così la bella serata. Se volete continuare a conversare amabilmente, continuate pure. Io vi saluto, vi ringrazio e così al prossimo appuntamento delle nostre iniziative. Grazie ancora Maurizio per la stimolante chiacchierata, conversazione, insomma, e così meditazione sulle operette morali. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao Andrea, io vi ringrazio ancora dell'attenzione a tutti gli amici che conosco e anche a quelli che non conosco. E vi ringrazio di cuore e grazie Maurizio. Oltre che alle prossime teleconferenze, anche con ottimismo, non con pessimismo, ai prossimi interventi e serate in presenza che ci saranno sicuramente. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie Maurizio Bacchileghi, è molto interessante. Ciao a tutti, grazie Maurizio. Grazie. Buona serata. Grazie a voi, buona serata. E bravissimo anche Luca. Luca è un grande, assolutamente.